Ma tutto questo baccano, cos'è? Sto cercando di fare un video. Squaletto, vieni che siamo in un video di Simona. Comunque, tranquilla, abbiamo finito, vero? Devi fare che? Ma cosa state facendo? Sai, resistere ai dolci è impossibile. Ma cosa c'entrano i martelli e tutto questo baccano? Abbiamo inchiodato frigo e dispensa così? Addio, tentazioni. Ciao amici, arriva anche la voglia di rimettersi in forma. Voi cosa state facendo? Chi ha già iniziato un programma di Remise in Form? Alzi la mano. Noi abbiamo trovato il modo di rinunciare ai dolci. Ho visto. Ma quando siete fuori casa cosa fate? Oh no, e adesso? Comunque, per dimagrire non serve rinunciare ai dolci. Anzi, oggi vi svelo un segreto: come dimagrire mangiando tanti dolci, quanti ne volete. Simona, tu ci prendi in giro. Giurin giurello, è tutto vero. È una delle mie scoperte rivoluzionarie di sopravvivenza alimentare. Chi mi segue lo sa che io non mangio dolci perché lo zucchero bianco mi toglie energia, mi fa venire sonno. La farina con il glutine mi gonfia la pancia, mi gonfia tutta. Però non ho rinunciato all'idea di mangiare dolci sani. Nella vita non bisogna mai rinunciare, bisogna aspettare che arrivi la soluzione giusta. E infatti è arrivata la soluzione insieme agli amici della Foodspring che fanno anche da sponsor a questo video. Oggi condivido con voi il mio piccolo segreto per fare dolci light che non fanno ingrassare. Ora, finalmente, quando ho voglia di qualcosa di dolce, non devo più scegliere se rinunciare e patire o cedere e soffrire per i sensi di colpa. Grazie allo speciale impasto proteico per prodotti da forno Foodspring, possiamo trasformare tutte le nostre ricette preferite in dolci light e proteici, perfetti per nutrire la massa magra, dimagrire la massa grassa e stare in forma. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il dolce dietetico di oggi è facilissimo da fare. Sono dei muffin proteici alla cannella. Ne faccio diversi, così ne ho già di pronti per oggi pomeriggio, quando voglio fare uno spuntino goloso ma senza peccato. E domani mattina per una colazione dolce ma senza sensi di colpa. Io li preparo così, con ingredienti super sani e senza grassi. Questa ricetta è per circa 8 muffin, ma dipende dalle vostre formine. 75 g di farina di riso, 25 g di impasto proteico per prodotti da forno, 50 g di crusca d'avena, 75 g di zucchero di canna, mezzo cucchiaio di bicarbonato in polvere, un pizzico di sale, 2 cucchiai di yogurt di soia che corrispondono a un uovo o equivalente in versione vegana, 120 ml di latte di riso, 50 ml di olio di oliva o di semi, un cucchiaino di cannella. Preparo l'impasto mescolando bene tutto e, se serve, se l'impasto è troppo asciutto, aggiungo ancora un goccio di latte di riso. Così ottengo la giusta consistenza simile a quella dell'impasto delle torte. Ora li metto nel forno già caldo a 180 gradi per 15 minuti. Per controllare la cottura, sapete, si fa la prova dello stecchino. Ma come funziona questo miracolo? È semplicissimo, si sostituisce una parte della farina di una comune ricetta con l'impasto proteico da forno. Posso sostituirla tutta? Si può sostituire fino al 50%, che è già molto. Pensate che contiene oltre 70 g di proteine per 100 g di impasto e riduce i carboidrati anche del 90% rispetto alle ricette originali. Eccoli qua i nostri muffin proteici e dietetici. Hanno un profumino delizioso. Adesso mi sacrifico, me ne assaggio uno per voi. Perfetto. Io sono felice quando mi concedo un dolce e so che mi fa anche bene. Questo muffin contiene crusca d'avena, amica dell'intestino, e non solo, ne ho parlato in questo video.
Potete mangiare questi muffin come pasto sostitutivo, come spuntino spezzafame e ovviamente a colazione. E per vedere tante altre soluzioni per dimagrire mangiando, basta iscriversi al mio canale. È facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche dove qui sotto. Io abbino i muffin a una bevanda a base di proteine vegane in polvere, sempre della Food Spring, sciolte nel latte di riso bio che a me piace caldo. Eccole qua, così sono a posto fino al pasto successivo. Non mi vengono cali, non mi viene voglia di zucchero, non ho tentazioni e costruisco massa magra, muscoli e non ciccia. Senti, ma che altre ricette posso fare? Tornando all'impasto proteico, possiamo fare tutte le ricette dolci, ma anche quelle salate, come pizze, torte di verdura, torte salate, focaccine salutiste e tutte senza glutine. Perfette per me e anche per voi. Se volete ordinare questi prodotti o altri prodotti di qualità, di alta qualità, dal sito della Foodspring, non dimenticate di inserire il codice sconto per voi, Vignali minuscolo YT maiuscolo, così potete avere il 15%, che rende questi prodotti ancora più convenienti per tutti. Anche voi amici, provate a fare questi muffin, portateli al lavoro, invitate le amiche e gli amici per il tè delle 5, farete un figurone. Dite a tutti che sapete come mangiare i dolci senza ingrassare e fate conoscere questa polvere incredibile condividendo questo video. Nei commenti scrivetemi come sono venuti e raccontatemi il vostro tocco creativo, le vostre varianti. Poi scrivetemi quali delle vostre ricette preferite vorreste vedere trasformate in ricette light e proteiche. E le più richieste diventeranno un video, ma solo se mettete abbastanza mi piace a questo video. Comunque, le ricette più veloci, sane e golose diventeranno un ebook per chi è a dieta e chi ama i cibi sani e buoni, come me. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Com'è che si fa a Giuringiurello? Come funziona questo miracolo? Martedì a pranzo! Oh!